Sicuramente è un giorno importante perché si conclude un percorso che è stato portato avanti dalla Prefettura col Comune e che vede una serie di interventi organizzati sulla galleria che rappresenta il salotto della città. Sottoscritta un'intesa per la riqualificazione della galleria Umberto I fra 11 soggetti pubblici e privati, fra i quali il Comune di Napoli, la Prefettura, la Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio e l'Università Federico II. È stato un lavoro comunque abbastanza complesso, ma tutto sommato ci ha portato oggi a chiudere una pagina, penso, nell'interesse di Napoli importante. Stiamo lavorando a fondo per una riqualificazione della zona centrale. A settembre riprenderemo anche Piazza Plebiscito. Pensiamo di poter completare in pochi mesi la gara e per entro fine anno cominciare i lavori di restauro della pavimentazione. Sulla copertura si sta facendo uno studio specifico per tutti quelli che sono anche insieme all'università che ci sta affiancando con la sovrintendenza, per poi fare anche degli interventi sia di manutenzione straordinaria che degli interventi ancora più massicci sulla copertura ed eliminare le infiltrazioni che ci sono. Il Comune istituirà in galleria una sezione di comando della Polizia Locale, attiva ogni giorno dalle 8 alle 20, ed allestirà una postazione per la vigilanza notturna. La Prefettura costituirà una cabina di regia per il coordinamento di tutte le attività. La Soprintendenza e l'Università si occuperanno della progettazione. Il Comune provvederà anche al restauro della pavimentazione, della cupola e dei lucernari in ferro e vetro. I varchi, alcuni rimangono, uno sicuramente rimane aperto. Poi io penso che stiamo ragionando forse di una sicurezza che, con tutto il rispetto per chi l'ha detto, forse valeva 30 anni fa. Oggi non a caso si parla di sicurezza integrata e partecipata anche da parte dei privati. Quindi io dico, lavoriamo insieme per Napoli, ne ha bisogno. Penso ancora che questo impegno dei privati, dei condomini che si affacciano sulla galleria fosse importante. Aveva anche un valore simbolico perché credo un bene così importante deve essere sicuramente tutelato dal pubblico, ma come tutti sanno la proprietà del comune è solamente la copertura e il pavimento, tutto il resto è una proprietà privata importante. Credo che fosse giusto che ci fosse una compartecipazione, hanno scelto diversamente. Per fortuna c'è stato un sostegno da parte sia della Banca d'Italia che di Banca Intesa e di alcune associazioni. Per il momento va bene così.